Sopralluogo questa mattina alla Carlo Alberto Alemagna dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Sarera e Nuova Vossa per verificare l'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza dopo la tromba marina di ieri. Lavori che sono proceduti speditamente nonostante le condizioni meteo non certo favorevoli. Ma intanto gli occhi di tutti sono puntati sull'apertura di lunedì prossimo delle scuole a Salerno. Lunedì suonerà la campanella per le scuole salernitane? Sicuramente sì, tranne che non accada qualche altro evento straordinario, mi auguro proprio di no, perché davvero questo è stato un evento eccezionale, insomma un'allerta arancione che avevamo comunque non sottovalutato, ma sicuramente non ci aspettavamo una cosa di questo tipo. Quindi vediamo come evolve la situazione. È chiaro che se la situazione meteorologica dovesse precipitare, insomma, ovviamente prenderemo le nostre precauzioni. Se così non è, come ci auguriamo tutti, ovviamente la scuola riapre. Questa scuola, la Carlo Alberto Alemagna, che ha anche il plesso della Pirone, come avete visto, si sta lavorando da ieri veramente senza interruzioni. Anzi, io ringrazio le maestranze che nonostante la pioggia stanno continuando a lavorare. Non è successo niente, per fortuna, soprattutto alle persone. Io di questo veramente voglio ringraziare il Padre Eterno, perché ci ha messo la sua mano. Non è successo niente nemmeno alla scuola. La scuola è perfettamente sicura. Bisognerà vedere anche gli ingressi, in verità si stanno liberando, bisognerà vedere un attimo la situazione della piazza. In ogni caso è chiaro che questa sarà una valutazione presa dai tecnici del comune, sia della protezione civile che del verde pubblico, della viabilità. Probabilmente, come mi hanno detto, sarà messa in sicurezza la piazza, perché se le condizioni meteorologiche lo permettono potrebbe essere anche sgomberata, ma in questo frattempo. Però purtroppo vediamo che, insomma, continua a piovere, quindi non sappiamo.